la Regione Marche. Okay? E anche il dirigente Filisetti in tarda mattinata si è recato a Pesaro per l'inaugurazione simbolica del nuovo anno scolastico. La scelta è ricaduta nella scuola media Leopardi, dove al suo arrivo gli studenti hanno cantato l'inno di Mameli utilizzando la lingua dei segni. Durante le interviste rilasciate alla stampa, poi il direttore ha ribadito il suo messaggio rivolto ai ragazzi. Di assumere il loro impegno, come lo hanno assunto, chi ha consentito loro di poter fruire dell'avvio di questo anno scolastico, cioè Stato, Regione, Comune e Provincia e il relativo personale, impegno assunto da tutti questi enti, dal personale di questi enti, assunto sempre con disciplina e con onore, come dettato d'altronde dall'articolo 54 della Costituzione. Quindi lo stesso impegno chiediamo anche ai nostri ragazzi, ricordiamo ai nostri ragazzi di dare, in modo tale che consenta loro questo percorso di poter entrare nella comunità nella quale si andranno a realizzare la loro vita, interpretando la figura professionale e soprattutto il loro ruolo di cittadini consapevoli ed attivi, così che questa comunità continui a crescere così come è cresciuta negli anni scorsi, nei tempi scorsi, nei secoli scorsi, se vogliamo dire, grazie proprio all'impegno di chi ci ha preceduto. In chiusura, il rincaro delle bollette è un momento anche di difficoltà per le scuole? No, il rincaro delle bollette non deve essere un momento di difficoltà delle scuole. Le scuole si organizzano la loro attività didattica secondo la propria autonomia, nel rispetto ovviamente degli ordinamenti. Poi a comuni e province la competenza per coprire le risorse necessarie e quindi per fornire quello che è necessario alle scuole secondo gli ordinamenti che le scuole si sono date, che lo Stato e che le scuole si sono dati. Certo, questo non significa che le scuole non debbano prestare attenzione ad evitare ogni spreco, quindi porre in essere ogni modalità organizzativa che consente comunque di contenere i consumi. Questo comunque in ogni caso, diciamo così, a maggior ragione proprio adesso che effettivamente ci sono questi incrementi di costi sulle forniture di riscaldamento, luce e altri oneri accessori, l'ordinamento scolastico e l'attività scolastica non segue le bollette, sono le bollette che seguono l'ordinamento e la comunità scolastica.